Ciao, il video di oggi è un video prime impressioni sulle lip mousse di Cosmify e Makeup Delight. Questa è una linea prodotta in collaborazione appunto tra il brand Cosmify e Giuliana Arcarese, quindi Makeup Delight. E quando sono uscita ho comprato alcune di queste lip mousse. Nello specifico ho comprato Sprinkles, Witty e Wine Country. Quindi vediamo un attimino come sono. Iniziamo con gli swatch. Nel conteggio numerico sono la 6, 7 e la 8. Sono colorazioni molto simili a vederle dalla confezione, però poi nella numerazione sono conseguenziali come tinte, quindi sono la 6, la 7 e la 8. La 6 è Witty, la 7 è Sprinkles e la 8 è Wine Country. Quindi iniziamo con gli swatch. Quindi Witty, questa, la numero 7 che è Sprinkles, e la numero 8 che è Wine Country. Quindi Witty, Sprinkles e Wine Country sono colorazioni molto simili tra di loro, però sono le colorazioni che io utilizzo. Non uso nude, non uso colori molto, molto naturali, mi piacciono comunque queste tinte forti e ho deciso di provarle. Anche dal packaging, anche dalle confezioni sono molto simili. Questa è la 6, quindi Witty, Sprinkles e Wine Country. E comunque a vederle così sono molto carine. Sulla confezione c'è scritto lip mousse, ma poi in realtà in un angolo ci sono anche le altre specifiche tecniche, c'è scritto lip stain. Sono 6,5 ml di prodotto. Sulla confezione c'è anche il l'inci, che però io non capisco, quindi ovviamente vi rimando al sito se ci sono appunto le specifiche da quel punto di vista. Iniziamo a testarli sulle labbra. Questo ovviamente si tratta di un primo impressioni, quindi vi darò semplicemente un primo impatto con il prodotto. Andrò ad applicare lo 07. Lo 07 è Sprinkles. Andiamo ad applicare per vedere come rende sulle labbra e soprattutto se è confortevole o meno. Per quanto riguarda l'applicazione, è stata abbastanza facile da farla. Il pennellino è un pennellino classico, quindi di quelli proprio basic, quindi così. Quindi è un pennellino normale. Non rende particolarmente difficile la sua applicazione, ma nemmeno la agevola molto. Il prodotto sulle labbra mi dà l'impressione di essere un pochino liquido, però non se ne va in giro, si setta abbastanza velocemente. Io l'ho applicato e comunque sta qui. Vorrei fare una prova per vedere se è già asciutto. Non credo, perché comunque l'ho appena applicato, però vediamo un attimino. Allora, prendiamo un tovagliolino e vediamo appunto se è già asciutto. No, assolutamente no. Però comunque è andato via in maniera abbastanza uniforme, non ha creato aree in cui è più evidente, altre in cui è andato via più difficilmente, più facilmente. Voglio passare anche sulle mani. Si è tolto abbastanza facilmente, non è così, non è a lunga tenuta, diciamo. Comunque sì, il fazzoletto va via abbastanza facilmente. Voglio provare anche con la salviettina, lo sbafo con la salviettina. Devo ovviamente lavorarci un pochino, però anche con la salviettina
viene via. Non è quindi un prodotto a lunghissima tenuta o estremamente resistente. Il colore è carino, il colore è carino. È un semi matte, non è lucido, però non è nemmeno totalmente opaco, quindi diciamo un semi matte. È leggermente appiccicoso sulle labbra, però niente di troppo eccessivo. Voglio andare ad applicare anche gli altri due per vedere se cambia qualcosa per quanto riguarda la stesura. In ogni caso, faccio vedere questo qui da vicino. Eccolo qui. Quindi questo è 7067. Questo è Sprinkles, quindi questo è il 7 Sprinkles. Vado ad applicare gli altri due. Mettiamo il 6, che è Witty. Ok, questo è lo 06, quindi è Witty, questo qui. Questo mi dà l'impressione di essere leggermente più leggero. Anche come coprenza è un pochino più, più leggero, più, più trasparente. Qui sui bordi, qui vedo maggiormente il... Questo mi dà l'impressione di essere leggermente più trasparente. Qui sui bordi, qui anche, mi dà l'impressione comunque che si intraveda il mio colorito delle labbra. Io comunque ho un colorito delle labbra abbastanza intenso, quindi è più facile che traspaia attraverso un gloss, un rossetto, un lip stain in questo caso. Però l'impressione sia leggermente più trasparente rispetto a Sprinkles. Anche in questo caso è confortevole, è leggermente appiccicoso. Sì, è leggermente appiccicoso e facciamo il test sempre del fazzolettino. Sono passati pochi secondi da quando l'ho applicato, quindi comunque non ha ancora avuto il tempo completamente di settarsi, però comunque come abbiamo visto sulla mano, anche dopo diversi minuti non si asciuga, quindi va via facilmente. Proviamo il fazzolettino. Anche in questo caso, eccolo qui. Il colore anche come prima è andato via uniformemente, quindi... Non ci sono zone, non ci sono chiazze di colore, una parte più, più intensa, una parte più, più leggera. E come prima il finish è sempre un semi matte, non è, non è opaco completamente, ma non è nemmeno completamente gloss, non è glossato, non è satinato. È secondo me un semi matte. E andiamo avanti. E proviamo, mettiamo l'ultimo, che è One Country, quindi vado a togliere il rossetto e ne metto quell'altro. Ok, eccolo qui, è uguale agli altri, stesso discorso per la stesura, stesso discorso per la comfort sulle labbra, come gli altri è molto leggero, questo lo sento un pochino più leggero rispetto agli altri in realtà, e è carino anche questo. Facciamo la prova del fazzolettino, anche in questo caso, aspettiamo un attimino. Ok, fazzolettino, eccolo qui, e come per gli altri il discorso è lo stesso, è un semi matte, è molto leggero, è impercettibile sulle labbra, leggermente si sente, però non è una cosa così invadente. Aspettate che mi sposto, ecco qua, e nel complesso anche questo mi piace. Li testerò adesso nei prossimi giorni per un periodo di tempo un pochino più lungo. Come considerazione finale vorrei parlare delle colorazioni. Si tratta di colorazioni non estremamente ricercate. Si è secondo me voluto rimanere per questa prima uscita in una sorta di safe zone. Sono colorazioni che si trovano in moltissime altre linee, si trovano dalla MAC, si trovano dalla Kiko, si trovano dalla Nabla, quindi sono colorazioni già viste. Si è voluta rimanere in una safe zone, in colori che comunque abbracciano la maggior parte del pubblico. Colori più particolari come un blu, un verde, un grigio, un nero, che può essere anche un nero, sono in genere indirizzate ad un pubblico un pochino più di nicchia, forse il termine è sbagliato, però diciamo che non tutti comunque indossiamo colori più particolari, e quindi siamo voluti rimanere in questa safe zone. Vedremo adesso nella proseguo di questa linea, perché da quel che ho capito sentendo le storie di Giuliana non finisce qui, quindi non si tratta di una collezione che rimarrà singola. Per quanto riguarda questi lip mousse, sono
sono contenta di averli comprati? Sì e no. Sì, perché comunque mi andavo di provare di questi prodotti, Makeup Delight, Giuliana la seguo ormai da quando, praticamente, forse da quando ha aperto il canale, e mi fa piacere comunque supportare il suo lavoro in questa maniera. Dall'altra parte no, perché comunque ho già moltissimi altri rossetti che seguono questi colori. Ce l'ho in rossetto in stick, ce l'ho in rossetto in lip stain, comunque ce l'ho in diversi tipo, in diverse tipologie, e questi semplicemente vanno ad aggiungersi a quella massa di prodotti che ho già, che già ho. Sono comunque dei prodotti che ad una prima impressione sembrano validi, sono poi prodotti che vanno ovviamente poi sviluppati nel tempo, nella loro applicazione, nella resa, nella resistenza, per vedere appunto come come rendono, perché ovviamente con un video di prima impressione non si può ottenere un quadro generale. Detto questo, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei commenti o dei suggerimenti su questo tipologia di video, su qualche curiosità su questi prodotti, fatemelo sapere con un messaggio qua sotto. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale, e un bacio, ciao.